Buongiorno a tutti, no, buongiorno a tutti, sono Damiano Duranti. Questa mattina ho l'onore di presentare Marco Tanzardini, che è un ingegnere aerospaziale, laureato al Politecnico di Milano, ha conseguito il master in astrodinamica alla Delft University of Technology e ha effettuato uno stage presso la Planetary Society. Allora, è credo il più giovane tra gli scienziati e i filosofi presenti a questa quinta edizione della Festa di Scienze e Filosofia, ma il personaggio che è qui davanti a voi è una persona speciale. È una persona speciale perché lo sono le sue idee. E la storia della ricerca è caratterizzata da momenti di rottura, quando cioè si esce da un percorso tracciato per avventurarsi in percorsi nuovi e inesplorati. L'idea che mi sono fatto di questo ingegnere è proprio questa. Un ricercatore che guarda più avanti del suo tempo. E ricordiamo, la storia della ricerca è scritta da persone come lui, da coloro che hanno una visuale in prima linea degli altri. Documentandomi su di lui ho trovato alcune cose che mi hanno colpito. È un appassionato di jazz. Ha idee incredibili che mi confermano il vero spirito di innovatore, come il progetto della cattura di un asteroide, di cui forse dopo qualcosa ci dirà. Per usi scientifici e perché no per utilizzarlo un giorno, forse neanche tanto lontano, quando qualche altro corpo celeste decidesse di incrociare, chissà perché, la propria orbita con il nostro pianeta. Gli è attribuita questa frase che io condivido in pieno. L'Italia è piena di giovani dalla mentalità imprenditoriale e con idee innovative, ma è un paese che ha paura del futuro. Innovare è una bella sfida. Una di quelle cose per cui ci si alza la mattina. Signori, Marco Tanzardini. Grazie a tutti, questa è la vita generale. Buongiorno a tutti. Dio Marco. Grazie di essere qua tutti la mattina. In questi 50 minuti insieme vorrei raccontarvi infatti quello che è il futuro dell'esplorazione umana nello spazio, e sapendo che al momento l'esplorazione riguarda appunto operazioni in orbita bassa verso la Stazione Spaziale Internazionale, ma stiamo vivendo un periodo straordinario perché a breve ci saranno dei nuovi programmi che verranno sviluppati e quindi l'Europa insieme all'Italia, insieme agli americani, spingeranno avanti la frontiera e sicuramente saranno molto. Forse più città al termine del 60, quando l'ho avuto su. Tra l'altro, non avremmo potuto avere un giorno migliore per questa presentazione oggi del 10 aprile del 61, Gagarin, un volo nello spazio. E il 12 aprile dell'81 ci fu il primo volo della Space Shuttle, quindi il festival ha una data adeguata. Per cominciare, quindi dicevo poco fa, al momento il volo umano nello spazio, passato un attimo, grazie. Il volo umano nello spazio riguarda la Stazione Spaziale Internazionale, che è molto vicina a noi, a 400 km sopra le nostre teste. E è un programma che è stato pensato durante la Guerra Fredda, durante l'amministrazione Reagan. Poi, come tutti i programmi comunque importanti spaziali, sono molto complessi, quindi ci vogliono degli anni per implementarli. Quindi, i primi moduli sono stati portati nello spazio nel 98, i primi due erano moduli russi. Successivamente europei. L'Italia è stata visionaria nel 90 e ha investito in modo molto forte e la metà dei moduli abitabili della Stazione Spaziale Internazionale sono costruiti a Torino ed è anche il motivo per cui siamo privilegiati e abbiamo avuto la possibilità di avere delle missioni lunghe di 6 mesi con gli astronauti italiani. Questo è parte di un accordo bilaterale tra l'Agenzia Spaziale Italiana e NASA, quando l'Italia si è fatta avanti per dare questi moduli abitabili che sono stati alla Stazione Spaziale Internazionale.
Quindi al momento, se parliamo di volo umano nello spazio, la distinzione è questa, lo sappiamo. Tuttavia, per esempio, un dato interessante da ricordare anche per, perché ci torneremo più avanti, è che la massa di tutta questa infrastruttura molto complessa è di 500 tonnellate, è una struttura che è costata 100 miliardi di dollari e comunque avrà una sua fine di vita operativa. È già stata estesa la sua operatività, gli americani vorrebbero decommissionare attorno al 2024, per il momento la data per cui i russi e forse anche l'Europa vogliono tirarsi fuori. 2020, comunque fino al 2024 credo, avremo il volo umano, sarà verso la stazione spaziale internazionale. Il punto è, poi dove? E qua nella parte divertente. 10 anni fa Bush Jr. Pensò che la destinazione naturale successiva potesse essere una colonia sulla Luna, quindi l'idea era quella di costruire tutta un'infrastruttura, quindi un razzo molto più potente, perché al momento andiamo in orbita bassa e quindi sono energie molto differenti, e quindi il razzo che ha portato per esempio la nostra astronauta, questo Coletti, alla nostra spazio internazionale, non riuscirebbe ad arrivare nell'orbita cislunare. E quindi c'è molta tecnologia da sviluppare per andare verso la Luna. E gli americani decisero 10 anni fa che questa era la loro visione, e che quindi dopo la stazione spaziale internazionale loro avrebbero condotto una proiezione internazionale, tra cui infatti comunque sicuramente il partner Europa, forse anche il partner russo, verso il polo sud della Luna per costruire un'infrastruttura. E voglio fare vedere una breve animazione che fecero 10 anni fa. Siamo stati sulla Luna. Adesso qua non si sente l'audio perché non c'era il cavo. E dicevo, siamo stati sulla Luna, ci torneremo, questa è stata una frase che era stata detta dall'ultimo astronauta, che è Apollo 17, è stato tornato sulla Luna. E così, durante l'amministrazione Bush, si pensava che dopo la stazione spaziale internazionale avremmo avuto delle missioni robotiche per caratterizzare meglio la zona dove avremmo poi voluto mandare gli astronauti, sviluppando col tempo una famiglia di razzi che vedete in questa animazione, chiamati Ares, con una filosofia simile comunque alla Soyuz russo e poi invece Saturno americani, non come lo shuttle che si è rivelato uno strumento interessantissimo ma decisamente troppo complesso da toccare. Quindi si pensava 10 anni fa, avevo sviluppato poi un lander lunare e un'infrastruttura per avere poi, quindi, così come abbiamo delle missioni molto lunghe, no, di 6 mesi, ora c'è una missione di un anno intero sulla stazione spaziale internazionale, per ripetere lo stesso sulla Luna, una colonia. E insomma, questo era quanto si stava facendo fino all'elezione del presidente Obama. Tuttavia, bisogna ricordarsi per rendere una visione realizzabile bisogna allocare risorse e bisogna avere un buon controllo dei costi e dell'avanzamento di un progetto. E dobbiamo anche ricordarci che non siamo più negli anni 60, in cui per esempio il budget americano, il budget NASA era enorme. Come vedete, negli anni 60 è stata una punta di spesa molto alta, e poi
con il popolo americano che ha perso l'interesse per l'esplorazione spaziale, di conseguenza il governo ridusse il sovvenzionamento di NASA, e quindi bisogna pensare di spingere la frontiera, di andare nello spazio profondo, ma continuando ad avere un profilo di spesa simile a quello che abbiamo ancora. E tra l'altro, chi indica la direzione per quello che è il volo umano nello spazio? NASA o ESA? Su questo, di solito, chi ha le risorse maggiori è chi, francamente, guida. Allora, bisogna ricordare che NASA ha un budget annuale di circa 17 miliardi di dollari per il volo umano, un budget annuale è di 7-8 miliardi di dollari, e mentre ESA ha un budget annuale di 4 miliardi di euro per il volo umano, sono quasi 400 milioni, quindi ESA è molto efficiente, ha fatto fare le missioni straordinarie, però il partner americano, così come in altri settori come la difesa per esempio, è sicuramente una forza economica superiore, e quindi sinceramente per quanto riguarda il volo spaziale umano la direzione non può che venire dal partner americano. Tra l'altro vorrei farvi notare, come stato precedente, che al momento un costo molto importante riguarda l'operazione della stazione spaziale internazionale, che sono pari quasi a 3 miliardi di dollari l'anno, e quindi bisogna ricordarsi che al momento, insomma, c'è questa spesa molto forte ogni anno per le operazioni legate alla stazione. Quando la stazione verrà decommissionata, queste risorse verranno liberate e potranno essere utilizzate per programmi diversi. Ed è il motivo per cui, per esempio, nel 2011 gli americani fecero una scelta dolorosa di ritirare il loro Space Shuttle e quindi di consegnarsi al monopolio russo, che di conseguenza avrebbe un monopolio per l'accesso alla stazione spaziale internazionale, ha deciso di alzare decisamente il prezzo del posto per portare gli astronauti su alla stazione. E però in questo modo, tagliando il sacrificio per qualche anno, tagliando lo shuttle, NASA ha liberato le risorse che può investire in questi anni per guardare al futuro e per sviluppare la tecnologia che tornerà utile tra qualche anno, mentre per esempio il Parco Russo al momento vive degli investimenti fatti negli anni 60, ma non fa ricerca e sviluppo, e quindi in un futuro comunque ci dovrà svantaggiare anche se ha una posizione di monopolio. Quindi dicevo, queste sono le risorse con cui abbiamo a che fare. Bisogna ricordare che il budget NASA è un budget che sarà piatto, non bisogna pensare di darsi degli obiettivi come per esempio la colonia lunare, chiedendo però poi al congresso di aumentare in modo significativo il finanziamento, perché non sarà così, non ce l'hanno fatto di più. Allora, quando il presidente Obama fu eletto nel 2008, nominò una commissione a cui diede il compito di analizzare se la visione di Bush fosse sostenibile, fosse sufficientemente coperta finanziariamente e se ci fossero eventualmente delle terapie. E purtroppo i risultati di questa analisi furono abbastanza tragici, perché sono proprio quel razzo che avete visto prima nell'animazione, era un ramma che andava avanti ormai da 9 anni, era decisamente indietro nello sviluppo, si erano spesi miliardi di dollari e ne sarebbero serviti molti che non erano ancora stati allocati in base. Quindi il rischio era quello di continuare a sovvenzionare un programma che poi comunque sarebbe andato corto rispetto alle risorse. E quindi ci fu un accordo bipartisan tra democratici e repubblicani per tagliare lo sviluppo di questa comunità spaziale. Al contempo si notò che anche la colonia lunare, che piace tanto a noi europei, piace molto in ESA, e piace molto anche al partner ESA, partner tedesco. Anche quello era una complessità esagerata,
e non sarebbe, per la tecnologia che stavamo sviluppando, non saremmo riusciti in tempi ragionevoli ad avere una mano sulla Luna. Così questa commissione disse: perché non usare invece un approccio molto più flessibile, quindi sviluppare tecnologie passo passo e avere delle missioni che vanno passo passo sempre più lontano, con obiettivi sempre più ambiziosi. E quindi, per esempio, si disse: perché non fare un programma per cui si sviluppa una capsula per gli astronauti che verrà la prima testata per avere facendo un volo di 7 giorni attorno alla Luna, per poi mandare gli astronauti a fare un volo attorno alla Luna e visto che l'obiettivo comunque su cui tutti siamo d'accordo è che il grande obiettivo è mandare in un futuro, non ci sa quando. Gli astronauti verso lo spazio marziano, tra l'altro qua un errore che spesso si fa è, come si dice, andare verso Marte non vuol dire andare sulla superficie di Marte, ma vuol dire anche magari andare su Phobos, che è una luna di Marte, o andare nello spazio attorno a Marte, perché ci sono, perché Phobos per esempio è una molto interessante e tecnicamente è molto meno difficile andarci, perché la grande difficoltà di andare su Marte è il fatto che ha un'atmosfera e non è molto difficile riuscire a entrare in un'atmosfera senza rimbalzare, senza bruciarsi, e poi è molto complesso anche avere un sistema per abbandonare ampiamente, quindi un razzetto portato giù in questa fase difficilissima ingresso in atmosfera per ripartire. E quindi questa commissione dice: forse quello che riusciremo a fare sarà avere delle missioni in orbita cislunare, quindi attorno alla Luna, per poi fare delle missioni anche scientifiche, robotiche, remote dall'orbita cislunare con dei robot sulla superficie della Luna. E forse l'unica cosa che siamo in grado di fare, la tecnologia è una risorsa che abbiamo, è quella di andare a visitare un asteroide. Gli asteroidi scientificamente sono molto interessanti, sono molto vari. Alcuni sono ricchi di metalli, altri sono ricchi di d'acqua, per esempio. E quindi scientificamente sono veramente molto vari e molto interessanti. Questa commissione sembrò quindi indicare al Presidente che forse la direzione fattibile e più interessante sarebbe stata quella di mandare quindi, dopo la Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti in una missione di qualche mese verso un asteroide nella propria orbita naturale. Così nel 2010 l'altro Obama ho speso molto poco riguardo la politica spaziale, perché tra l'altro lo spazio al momento non porta voti se non in Florida, dove c'è il centro di lancio, e in Texas, dove storicamente ci sono grandi infrastrutture, ma quindi la politica americana è poco interessata allo spazio, purtroppo. Tuttavia, in visita al centro in Florida nel 2010, Obama fece un discorso che impressionò e sembrò non troppo lontano da quello di Kennedy negli anni 60, quando indicò la direzione che portò poi ad avere le missioni per lo scavo sulla Luna, e disse: entro il 2025 noi americani manderemo degli astronauti su un asteroide, e mi aspetto nella mia vita di vedere degli astronauti americani volare attorno a Marte. E così, visto che la direzione politica era stata data, NASA cominciò a cercare di capire come mandare gli astronauti verso un asteroide. Tuttavia, probabilmente il Presidente l'ha mai consigliato, perché questo può essere un po' tecnico, ma è molto semplice da capire. In basso vedete la durata della missione, quindi può durare 60 giorni, 150 giorni, 300 giorni. E a sinistra invece è l'energia necessaria per raggiungere questi pallini di vari asteroidi. Quello che si vede è che per
com'è la fisica, per com'è il mondo, insomma. È degli asteroidi per cui non ho l'orbita naturale, per cui magari ci posso volere solamente 60 giorni a raggiungerli. Hanno bisogno di tantissima energia ad essere raggiunti. E non abbiamo un razzo dei sistemi che ci permettano di raggiungere salti di energia così grandi. E gli unici che potremmo eventualmente raggiungere, perché hanno un'energia inferiore, hanno invece bisogno di tempi di crociera molto lunghi. E così infatti NASA identificò una serie di asteroidi che potevano essere raggiunti entro il 2025, ma tutti con una durata di missione di circa 6 mesi. Il problema è che la capsula, per esempio, che stiamo sviluppando, che è già stata testata lo scorso dicembre in orbita per attorno alla Terra senza astronauti, e che sarà la capsula che ci porterà allo spazio più profondo, e di questo Orion che vedete sulla sinistra, è disegnato per avere 4 astronauti e che possono sopravvivere all'interno per 25 giorni. Ora, pensare di fare una missione di 6 mesi con una capsula che è il futuro di NASA, perlomeno per i prossimi 15 anni, qualcosa non funziona. E a quel tempo, anche se Obama aveva deciso di tagliare questo programma Ares, poi nel 2010 il Congresso decise comunque di finanziare quello che è un razzo unico che ha due versioni, una a capo e una per astronauti, quindi che comunque ha due performance diverse, e si chiama Space Launch System, che sarà il razzo che alla fine di questo decennio monterà in testa questa capsula Orion per portare gli astronauti da qualche parte. Tuttavia si accorse che insomma, c'erano pochi obiettivi, poche asteroidi così lontani, e si è trovato in un circolo vizioso per cui non ci sapeva cosa fare. Allora nel 2010 ci fu questa, visto che NASA aveva dei grossi problemi, è stato un momento di grande opportunità. E allora io avevo, da studente avevo lavorato in California con NASA, come ho detto prima, anche per la Planetary Society, che è un'organizzazione no profit che promuove la cultura nel campo spaziale e che è stata fondata da Carl Sagan, che è un divulgatore scientifico. E così provai a pensare a qualcosa di diverso, e chiamai il Sisifo vittorioso, pensando a Sisifo che nella mitologia è destinato a spingere una roccia e trovarsela sempre cadere addosso. E pensai, ma forse ci può essere una soluzione un po' diversa, che anziché essere concentrato solo sul volo umano spaziale o solo sulla scienza, come abbiamo visto per esempio, no, le missioni robotiche come quella europea di Rosetta che è andata verso una cometa, proviamo magari a mettere insieme vari interessi, sviluppo tecnologico di scienza fatta attraverso robot e poi di volo umano, per trovare una soluzione. E l'idea quindi era di provare ad avere una missione robotica scientifica che andasse a catturare un asteroide in un'orbita naturale e per poi portare a una destinazione che può essere raggiunta dagli astronauti con le tecnologie che stanno sviluppando. E tra l'altro, poco fa si diceva anche della questione cosa fare se troviamo un asteroide in rotta di collisione con la Terra. Beh, con una missione robotica di questo tipo testeremo anche quello che viene chiamato Planetary Defense, cioè un potenziale tecnologia per deviare eventualmente un asteroide in un'orbita delle cose che possono essere contro la Terra. Adesso, questa è una. Volevo farvi vedere una breve intervista a Steve Jobs, che io ho sempre detestato. Però ho trovato recentemente questa breve intervista che è stata persa, in inglese purtroppo, ma in cui mi trovo molto, che tra l'altro penso che possa essere utilizzata anche nella scienza e
e che ho usato, senza saperlo, nel promuovere questo mio studio scientifico vittorioso. Volevo un attimo vedere, vediamo se riusciamo a andare avanti. Sostanzialmente quello che diceva in questa breve intervista è che la sua esperienza, visto che tutte le volte che ha provato a chiedere qualcosa, telefonando per esempio qualcuno che ha detto, ha sempre ricevuto qualche risposta. E il problema vero è che la maggior parte delle persone non riescono magari a fare esperienze di un certo tipo semplicemente perché non ci sono. Quindi per esempio io mi trovavo nel 2010 con questa idea, però io sono uscito a Cremona, allora ero rientrato a Cremona e dovevo cercare però di costruire un team magari confermato verso un altro per cercare di portare avanti questa idea in qualcosa che magari sarebbe diventato un programma spaziale, qualcosa di assolutamente folle. Però ormai con internet è veramente facile raggiungere qualsiasi persona perché innanzitutto con Google si possono trovare, si possono fare ricerche, trovare articoli e quindi trovare persone che sono interessate a questo, fare studi e magari si può trovare da email. Per NASA per esempio c'è un sito che è people.nasa.gov. Mettiamo che vogliamo raggiungere l'amministratore NASA. Beh, se si mette il nome di Charles Gold, che è l'amministratore NASA, si trova la sua mail sul telefono, ora la NASA parla delle volte, probabilmente non risponde. Però se si ha una buona idea, e magari si consiste un po', sinceramente può funzionare. E tra l'altro anche per telefonare forse 15 anni fa sarebbe stato abbastanza caro per telefonare anche un po' sugli Stati Uniti, ma ormai con Google si può telefonare a un centesimo al minuto verso gli Stati Uniti. E così sostanzialmente io nel 2010 provai a costruirmi attorno un team che gente esperta che coprisse poi tutte le competenze tecniche che io avevo ovviamente non bisogno e per questo si sono e trovavamo terreno fertile al Caltech, l'università di San Francisco, in un think tank, questo Institute. E così nel 2000 proponemmo il nostro studio che tra l'altro poi cambiò nome in Astro Radiator Mission Arm e mi ritrovai nel 2011 al Caltech con una serie di scienziati, di ingegneri a studiare questa idea un po' diversa di provare a risolvere questo problema del volo umano oltre alla stazione spaziale internazionale, provando a risolvere
sulla missione robotica di cattura su asteroidi. E qua per esempio il team è abbastanza interessante perché è purtroppo non un puntatore, ma una persona di fondo sulla sinistra è un astronauta, non so, di Apollo 9. Poi dietro sulla destra c'è un astronauta che è stato sullo shuttle, non so, avete letto magari probabilmente 3 anni fa di un paio di società abbastanza matte che vogliono estrarre metalli e minerali dagli asteroidi, e il presidente di questa società è una persona con la camicia di Riviera di mezzo. Poi per esempio non so, NASA che ci ha partecipato anche in Italia, con NASA è molto importante. Facendo ormai la 97 una missione bellissima attorno a Saturno che si chiama Cassini, e la persona che è un po' studia tutta la traiettoria di questa sonda tra le lune di Cassini e quella persona sulla sinistra con la camicia scura. Ma era un team molto vario che copriva un po' tutte le competenze che erano necessarie per provare a trasformare una piccola idea in qualcosa di un pochino più sostanza. E così tra il 2011 e il 2012 provavamo insomma ad analizzare se l'intuizione aveva detto no. Tra l'altro questa mia proposta era molto controversa già all'inizio, perché alcuni sostenevano che, e alcuni anche più grandi esperienze sostenevano che catturare un asteroide che la tecnologia attuale è possibile, perché riguardate per esempio all'inizio dicevo che la stazione spaziale internazionale ha una massa di 500 tonnellate, un asteroide di 10 metri di diametro ha una massa di circa 2.000 tonnellate. Ora quindi c'è il problema che più è la massa, più alta è l'energia, più alta è la massa di un asteroide, più alta è l'energia necessaria per spostarlo. E siccome comunque i motori chimici che utilizziamo, per esempio i motori dei nodi razzi, sono molto inefficienti, con banali calcoli preliminari si vede che con quel tipo di tecnologia ci vorrebbe una sonda immensa e con quantità immensa di propellente per spostare. Tuttavia ci sono le tecnologie che vi faccio vedere più avanti, che è un'altra robotica, che per esempio avete magari sentito parlare di Dome, che è una missione robotica che ha visitato Cielo Destra, che è in questo periodo, che usa una tecnologia che si chiama Solar Electrophage, che usa con i pannelli solari, usa la luce del sole per generare elettricità e per accelerare la velocità. E questa tecnologia è molto efficiente e dà un'accelerazione molto piccolina, molto bassa, quindi non è una tecnologia impulsiva che dà la possibilità di fare un salto di velocità repetitivo. E quindi ha bisogno di tempo, per cui non sono mai adatto, per esempio, a missioni in cui mettono a capo le persone che hanno bisogno di fare rapidamente. Però, come dicevamo all'inizio, qua la prima parte riguarda la missione robotica che cattura un asteroide, che si era che ci volesse qualche anno, non c'è problema. E così nel 2013, a fine del 2012-2013, cominciamo insomma a vediamo che i risultati erano buoni e cominciamo anche a Washington a provare a far passare questo messaggio, che forse la soluzione ai problemi potrebbe essere questa armi, questa asteroid recognition. E infatti per esempio a Aviation Weekend, la rivista settimanale, di aerospazio, e nel dicembre del 2012 scrivono: ma forse se l'uomo non riesce a andare verso l'asteroide, forse è in caso di provare a portare la montagna più vicino. E due anni fa, in alcuni di questi giorni, il concetto venne digerito da Casa Bianca e venne inserito in una proposta di budget NASA, e quindi venne annunciato che questo asteroid recognition poteva essere
programma NASA, posta sulla Stazione Internazionale, per il volo umano nello spazio. E una cosa che infatti mi fece molto piacere e anche impressione, perché quando dicevo prima, dicevo Jobs, il fatto che è facile ormai raggiungere le persone di internet, è che io quando avevo presentato così ho fatto l'Italia con il codice esempio, dicevo, se mai avremo questi studi, probabilmente dovremmo concentrarci su tre campi. Uno è quello di osservazione di questi asteroidi, cioè dovremo, prima di andare a catturare uno, dovremo caratterizzarli in maniera adeguata per trovare quell'altro, perché tra l'altro il punto è che un asteroide troppo grande ha troppa massa e non siamo in grado con la tecnologia attuale di spostarlo. Tra l'altro un asteroide troppo grande anche loro non sono capaci di spostarlo, forse è meglio non toccarlo, perché mettiamo di fare tutti gli errori che non dovremmo fare e di mettere in orbita verso la Terra, potremmo farci del male. Mentre un asteroide di 10-15 metri, qualora venisse messo in orbita la collisione verso la Terra, si producerebbe poi in alta atmosfera, come capita naturalmente in alto. Il punto è che però questi asteroidi piccolini riflettono poco la luce, sono piccoli. Allora per osservare e caratterizzare in modo adeguato bisogna fare delle osservazioni da terra, dallo spazio, ma siccome riflette poca luce è difficile abbattere le incertezze, quindi c'è il rischio di dire beh, probabilmente questo è ha un diametro di 8 metri, però con l'incertezza collegata potrebbe essere di 25. E allora insomma bisogna trovare dei modi per abbattere le significative incertezze. Quindi ti diceva, se questo istruttore poi l'altra dovesse diventare qualcosa di importante programmativo, bisognerà sviluppare un programma con tutta la comunità scientifica per osservare in modo adeguato questi asteroidi, anche quelli piccoli che finora non erano di interesse, non erano più che altro del rumore delle osservazioni degli asteroidi, perché l'interesse di solito degli asteroidi più grandi sia per questioni scientifiche che anche per questioni di produzione di una frequenza. E quindi di solito questi asteroidi piccoli venivano scoperti per caso perché si passavano davanti, ma poi non venivano eseguiti. E quindi prima parte sono osservazioni di asteroidi, poi seconda parte studiati su robotica, quindi come fare questa sonda, che traiettoria disegnare per mandarla verso l'asteroide, e poi che sistema di cattura sviluppare, quello era sicuramente cosa che non è mai stato fatto prima, di come catturarlo con una sacca, con una rete, in qualche modo bisognerà costruire questo. Il terzo punto, una volta catturato e portato più vicino, è come che tipo di esplorazione fare con gli astronauti. Ed è proprio quando poi NASA, una volta annunciato in aprile del 2013 questo programma ARM, identificò come maggiore di tre rami dell'attività ARM, quindi identificare quindi osservazioni di asteroidi, poi la parte robotica e poi la parte con gli astronauti. Ora vedete che questi sono concetti ovviamente anche del design del robot, è qualcosa che in evoluzione. Il primo rendere è quello che veniva tipare proprio dal nostro studio che è tutto, e vedete che noi pensavamo di andare a catturare un asteroide che è piccolo, quindi sotto i 10 metri in orbita solita naturale, perché prendendolo con una sacca gonfiabile in clay che avremmo estratto dalla sonda, che è quella parte più piccolina della città, insomma grigia, che è la sonda che verrebbe lanciata da un razzo per poi nello spazio aprire i pannelli solari per l'energia necessaria, e una volta vicino all'asteroide catturarlo in questo modo. Tra l'altro comunque avevamo due opzioni che stavamo analizzando. Una era quella infatti di andare a catturare un asteroide di queste dimensioni e la sua catturare. Quello che chiamavamo opzione B, che ci riguardava andare su un asteroide molto più grande, per cercare poi invece di prendere un sasso dalla sua superficie, perché per esempio i giapponesi qualche anno fa hanno fatto una missione che si chiama Hayabusa verso un asteroide che si chiama Itokawa, che devono portare
portare della materia, portare il portare indietro dei campioni, questo calcolo da quando non si raccoglie. Però avendo fatto questa missione robotica sono riusciti a andato molto vicino a questo grande storico Tokawa a caratterizzarlo, e quindi sappiamo per esempio che il Tokawa ha dei piccoli sassi di dimensione di qualche metro che potrebbero interessarci. Quindi quello che le due possibilità per questo arma riguardavano o fare una missione di direzione che chiamavamo A, per cui avere la sonda robotica che andasse a catturare, in questo caso con una sacca in Kevlar, l'asteroide 10 metri nella propria orbita, per poi mandare l'astronauta su questo orario a raggiungere questo robot e poi interagire con l'asteroide e raccogliere anche campioni da portare sulla Terra, oppure, infatti, dicevo, andare su un asteroide più grande, che è anche più facile da caratterizzare e da Terra con i telescopi o con i telescopi anche spaziali, o con sonde che l'hanno già visitato, per poi scendere, catturare la roccia e portarla attorno a noi, perché poi la destinazione finale per questa la direzione dell'asteroide è molto accesa. E tra l'altro NASA proprio settimana l'altra ha già fatto una decisione abbastanza importante e hanno preferito puntare su questa opzione B, che quindi riguarda andare su un asteroide più grande e prendere un masso. E abbiamo già detto dei candidati, diciamo, parlavo proprio di Tokawa, di questo grande asteroide che è stato visitato già dai giapponesi. NASA ha una missione che si chiama OSIRIS-REx, che se non sempre un ritorno ci porterà anche a raccogliere dei campioni e li porterà indietro per essere analizzati, e visiterà un asteroide che si chiama Bennu. Poi c'è un asteroide che ha già ben caratterizzato, che si chiama 2008 e 2005, dei nomi orribili di solito, perché però diventano famosi come Tokawa e Bennu, perché semplicemente si metteranno in più su questa qualità. E quindi insomma questa arma al momento, come dicevo, è anche roba che è più in evoluzione, però al momento quello che NASA mostra è anche questo lente di linea su quale dimensionale, vi faccio vedere sulla scoperta. È una capsula molto grande e che tra l'altro poi potrà essere utilizzata anche per fare questa poco anche per tipo di missioni. Quindi l'investimento che viene fatto è un investimento del governo soprattutto per questo. Però volevo farvi vedere che noi al momento, quindi, come dicevamo all'inizio, stiamo andando verso la stazione spaziale internazionale, che è vicinissima alla superficie terrestre, che vedete è gialla ed è veramente vicinissima. La stazione spaziale internazionale sta a 400 km, la Luna sta a 400.000 km, e quindi si parla poi di andare su Marte direttamente, insomma, e tra l'altro anche purtroppo da una scienza di peso e anche la politica sta cercando di far puntare NASA direttamente a Marte, ma sarebbe un passo troppo lungo e quindi bisogna fare dei passi intermedi. Allora, questo è una cosa interessante perché mostra che vicino a un corpo con una massa si crea un pozzo gravitazionale, cioè questo corpo attira a sé un'altra massa, e la parte più faticosa, insomma, della superficie terrestre riguarda andare dalla superficie terrestre fino a un'orbita come quella geostazionaria, cioè dove noi per esempio mettiamo i satelliti di Sky, no? Che puntano continuamente allo stesso punto sulla Terra, che utilizziamo per le nostre parabole. Quindi la parte più difficile è dove infatti abbiamo bisogno per salire di razzi molto grossi e molto complessi, riguarda le prime centinaia di chilometri dalla superficie terrestre. Poi in realtà il livello energetico dello spazio un pochino più profondo è abbastanza piatto, e quindi l'idea è che ci si sta sviluppando, avendo sempre Marte come orizzonte,
forse il posto più interessante è non andare a fare una missione, come esempio che ho preso Ciccio dalla colonia lunare, sulla superficie terrestre, perché anche la Luna ovviamente ha un suo posto gravitazionale, quindi ci sarebbe necessità di sviluppare la tecnologia per scendere in questo posto. Ma forse il posto ideale, dove infatti vorremmo mettere questo asteroide, è un'orbita molto grande, già diventata una Luna, un'orbita molto grande per la Luna, che potrà poi in futuro, faccio vedere qualche slide, essere utilizzata nelle missioni verso Marte. Quindi NASA sta sviluppando infatti adesso, grazie proprio a questo nuovo concetto dell'asteroide recognition, un approccio flessibile per raggiungere un giorno Marte. E quindi il primo passo è stato sicuramente la stazione spaziale internazionale, dove abbiamo imparato infatti anche a passare dei grilli molto lunghi, e dove adesso abbiamo fatto una missione in cui un astronauta ci sarà dentro. Nel frattempo però i lanci verso la stazione spaziale, visto che il governo deve spingere la frontiera, non deve fare routine, la routine dovrebbero fare le industrie, allora NASA adesso ha finanziato le industrie.